Buongiorno amiche e amici della Nuova TV, ben ritrovati all'appuntamento con Prima Notizia in questa domenica 5 febbraio. Come sempre, tanti gli argomenti sul tavolo. Anche questa mattina parleremo di migranti, ancora di viabilità, la domenica sulla neve. Poi andremo anche nelle scuole lucane e infine tanto spazio allo sport della domenica con il calcio in primo piano. Poi, come sempre, vedremo le previsioni del tempo e anche le prime pagine dei principali quotidiani nazionali. Ma partiamo dalla questione migranti. Restano accesi i riflettori sul centro di espulsione di Palazzo San Gervasio dopo le numerose denunce sullo stato di degrado in cui versa la struttura. Anche Pietro Simonetti, presidente del Centro Studi Economici e Sociali di Basilicata, spinge affinché sia chiuso definitivamente. Sentiamo il perché da Salvatore Colucci. Adesso molti si stupiscono della gestione del centro di rimpatrio di Palazzo San Gervasio e degli esiti negativi prodotti anche da privati in una struttura carente di tutto, che non doveva essere realizzata e allocata in quel sito. Ma Pietro Simonetti del Centro Studi Sociali ed Economici della Basilicata aveva messo in guardia. Allestito in fretta e furia, spiega Simonetti, anche per la responsabilità della regione venuta meno al mandato del coordinamento migranti. Non doveva aprire per giunta in un'area destinata all'accoglienza dei lavoratori stranieri stagionali, a cui rinunciò l'amministrazione comunale del tempo. Opportunità colta al volo dal Ministero dell'Interno per allocare lì prima un CIE e poi un CPR, con una spesa di oltre 5 milioni e mezzo e poi di altri 2,5 milioni per adeguamenti. Gli esiti gestionali affidati a privati con relative assunzioni d'altro hanno portato ad un'inchiesta con arresti. Il processo che coinvolge anche l'ex sindaco è in corso, ricorda Simonetti. Si tratta adesso di lavorare per chiudere il centro, specialmente dopo le inchieste giornalistiche che hanno mostrato quello che accade, anche per il giro di deleghe per il patrocinio gratuito per la tutela legale. Non ci sono più scuse. Chiudere il CPR di Palazzo, che tra l'altro sottrae le forze di polizia in Basilicata, ai propri compiti di istituto. Allarmante il silenzio della regione e di alcune forze sociali e del volontariato. Si tratta di programmare iniziative concrete per eliminare un sito dannoso e indegno per le persone rinchiuse. Ma andiamo subito a scorrere la prima pagina di oggi della Nuova del Sud, l'apertura dedicata alla crisi idrica di Senise. Ancora 15 giorni di lavori e bollette, nel frattempo congelate, la condotta idrica sul Sinni, trivelle orizzontali in aiuto per i lavori ed erogazioni a zone alterne. In questa fase l'assessore Latronico parla di situazione ancora lontana dalla normalità, ma risolveremo decenni di errori, dice. Intanto è stato potenziato lo sportello per l'utenza, che potrà saldare i pagamenti entro il 15 marzo, e da martedì, quindi da dopodomani, riaprono le mense scolastiche. Accanto nella fotonotizia, ieri giornata importante per la comunità di Irsina e non solo, Bradanica, Bari e Matera, più vicine il taglio del nastro dopo 20 anni per lo svincolo di Irsina. Oltre 5 km in meno adesso verso la Puglia, è stato inaugurato infatti il collegamento con la 96 bis, tempi di percorrenza ridotti verso il capoluogo pugliese anche per gli operai che lavorano allo stabilimento Stellantis di San Nicola di Melfi, un'opera strategica per tutta la comunità dell'Alto Bradano. Passiamo nel taglio alto della pagina per parlare di autonomia differenziata e la bocciatura del Gimbe al disegno di legge più costi e cure al nord. Questo il commento lapidario, gli effetti sul comparto sanitario lucano, secondo la fondazione nota negli ultimi anni anche per i bollettini in materia di Covid. La cronaca, il furto di rame scongiurato, i carabinieri di Oppido costringono tre malviventi ad abbandonare il carico dopo un inseguimento notturno appunto sulla 96 bis. E poi è un weekend ancora una volta, grazie alle temperature e alla neve della scorsa settimana, per gli amanti della montagna, con gli impianti sciistici lucani aperti e le strade più libere rispetto a una settimana fa. È già pienone sul Sirino già da ieri, mentre slitta di qualche giorno la riapertura del ponte a Sellata, e il comune di Pignola, anche per attenuare i disagi, attiva le navette. Parliamo anche di donne vittime di tratta e di violenza. AIDM, Associazione Donne Medico, e ADAN fanno rete contro lo sfruttamento. I dati del CESTRIM, con i numeri in flessione nell'ultimo biennio, ma con la pandemia la prostituzione è diventata più nascosta.
E domenica, quindi, tanto spazio allo sport. Potenza, ora mettici il cuore in Serie C, rossoblù a Pescara oggi pomeriggio senza Murano nella gara degli ex Cuppone e Lescano, mentre il Picerno al Curcio, sempre alle 14.30, sfida le Vespe. Andiamo nelle pagine interne, a pagina 3 si parla appunto l'apertura dedicata alla condotta idrica di Senise con le trivelle in azione, chiusura entro un paio di settimane, assicura Acquedotto Lucano, e bollette intanto congelate fino al prossimo 15 marzo, le bollette riferite diciamo all'ultima parte del 2022. L'assessore Latronico parla comunque di lavori spediti, si lavorerà tra l'altro anche oggi. Di Sanzo, la consigliera provinciale, chiede di attuare il fondo per i comuni voluto dall'ex assessore Cupparo. Mentre alla Sellate, il ponticello che ancora non riapre, trionfo, il sindaco di Abriola dice che comunque in settimana saranno installate le barriere protettive. Intanto sul Sirino finalmente strade pulite e gran pienone alla conserva, come si vede anche in questa foto. Passiamo a pagina 2 invece con le spiagge sicure ma da ricostruire, i dati nuovi per aggiornare il piano regionale per la tutela delle coste. A Bernalda il punto sullo stato della balneazione, a lavoro per la salvaguardia dei litorali, ora la revisione delle norme sulla gestione del demanio marittimo. Questo l'annuncio dell'assessore al ramo. Poi anche questa notizia che riguarda l'omaggio al compianto vescovo Nolel, nuovo arcivescovo di Cosenza dopo la prematura morte del prelato potentino, in preghiera sulla tomba del francescano. Prima dell'ingresso nella nuova diocesi, infatti, Don Giovanni Checchinato è passato dalla cattedrale di Potenza, intrattenendosi anche con Ligorio proprio qui davanti alla lapide. Ancora nei primi piani però a pagina 4 con i dati del Cestrim e la rete contro la tratta delle donne e le vittime di violenza, tra AIDM e ADAN, che è un'associazione costola proprio di Cestrim. La prostituzione però resta sommersa nel post-Covid, i numeri sono precipitati, almeno quelli ufficiali, dalle 90 censite sfruttate nel 2017 si passa alle 13 del 2021. Come nazionalità prevalgono nigeriane, romene e cinesi, in compenso però a Tito sono state scovate 4 case di appuntamenti, 221 le segnalazioni invece al numero verde. Don Cozzi nell'intervista alla Nuova TV parla di una risposta migliore quando le associazioni collaborano, quindi, e diventano sinergiche tra di loro. Adesso invece parliamo di viabilità. Come vi accennavo in prima, ieri il taglio del nastro allo svincolo di Irsina tra Bradanica e Statale 96 bis, opera attesa da 20 anni che accorcia i tempi di percorrenza sia verso Matera che Bari da diversi comuni di entrambe le province lucane. Ma ci racconta tutto Vito Sacco. È stata inaugurata una nuova importante infrastruttura stradale, lo svincolo tra la Bradanica e la strada statale 96 bis, realizzato dal comune di Irsina, individuato quale soggetto attuatore dalla regione Basilicata. Un'opera attesa da 20 anni che accorcia i tempi di percorrenza di diversi comuni verso Matera e che rappresenta un tassello nel collegamento Matera-Potenza attraverso la Bradanica e la strada statale 96 bis. Lo svincolo consente inoltre ai tantissimi operai della Stellantis di svoltare comodamente per Irsina, evitando pericolosissime inversioni di marcia. Ah, questo svincolo rappresenta un'opera fondamentale perché risolve le criticità di un'arteria quale la Bradanica, che non aveva uscita sulla 96 bis, per cui assistevamo a inversioni di marcia pericolosissime, migliora la vita di tanti pendolari, penso agli operai Fiat, libera un'area da un isolamento perché questa poi diventa un nodo importante per i comuni limitrofi, per Genzano, per Oppido, per San Chirico, per arrivare a Matera. Sostanzialmente è un'opera di fondamentale importanza che tra l'altro anche in vista della galleria di Pazzano rende più rapidi i collegamenti e sostanzialmente predetermina le condizioni per liberare una vasta area dall'isolamento. Prima dell'inaugurazione si è svolto un incontro pubblico sul tema della viabilità regionale e locale nell'aula consiliare, introdotto dal sindaco Nicola Morea e dall'assessore comunale Giuseppe
Giuseppe Candela, alla presenza dei sindaci di San Chirico Nuovo Rosa Baldassarre e di Tolve Pasquale Pepe, che si sono soffermati sulle tante criticità della viabilità interna regionale, e di diverse personalità, tra cui il viceprefetto di Matera Vincenzo Lubrano e il presidente della provincia di Matera Piero Marrese. Sì, un'importante opera che attesa da diversi anni, però che evidenzia come poter lavorare nel arrivare a questo risultato. C'è stata la sinergia, la collaborazione tra le varie istituzioni, le criticità che erano presenti sono state superate proprio grazie al lavoro tra comune, regione e provincia. Un'importante infrastruttura che aiuta non solo a garantire più sicurezza sul territorio, ma anche a far uscire il territorio dall'isolamento, la comunità di Irsina, e non serve solo a Irsina, ma anche ai tantissimi cittadini che vogliono vivere le bellezze di questa città. Era presente anche l'assessore regionale alle infrastrutture e mobilità Donatella Merra, a cui abbiamo chiesto il significato di quest'opera per l'intera viabilità regionale. Beh, è di fatto la interconnessione tra due arterie fondamentali, nonché un accesso sicuro alle stesse. Ovviamente l'accelerazione notevole che è stata data negli ultimi due anni alla realizzazione di quest'opera è merito quasi esclusivo dell'amministrazione comunale e che con la collaborazione della regione ha consentito di superare un po' quelli che erano gli ostacoli messi in campo non solo dall'aumento dei prezzi vertiginoso degli ultimi anni, ma anche da una serie di noti ostacoli alla realizzazione delle opere che proprio in queste ore si sta cercando col governo nazionale di superare mediante il superamento del vecchio codice degli appalti. È seguita l'inaugurazione dello svincolo della Bradanica con la strada statale 96 bis con il taglio del nastro, e al progettista Pietro Caivano abbiamo chiesto dei problemi riscontrati nella progettazione dell'opera. Problemi sulla progettazione non ce ne sono stati, abbiamo fatto un'opera meritoria anche con un importo non elevato, siamo riusciti a fare un'opera utile alla comunità e abbiamo superato 1000 difficoltà burocratiche per fare l'opera. E torniamo ai primi piani della Nuova del Sud, parliamo di sanità in questo caso, il GIMBE che boccia il disegno di legge Calderoli, la sanità privata costerà di più e i lucani si cureranno al nord. È lo scenario che la Fondazione prevede dopo l'attuazione del disegno di legge sull'autonomia differenziata nel comparto sanitario, si legittimerebbe così il divario tra nord e sud. Vediamo anche la griglia aggiornata qui sotto dei livelli essenziali di assistenza regione per regione. Passiamo ora alle pagine interne, pagina 9 nel Potentino con la cronaca. Fanno il pieno di rame a Calvello ma vengono intercettati nella notte a Oppido, recuperata la refurtiva. Erano in tre, non si erano fermati a un posto di blocco allestito sulla 96 bis. Inseguiti dai carabinieri sono stati costretti ad abbandonare l'auto dileguandosi in aperta campagna. Poi per quello che riguarda la politica, il partito dei calendiani di Azione che si struttura a Lauria con De Clemente coordinatore, inaugurata venerdì sera la nuova sede del partito. Tra i fiancheggiatori c'è anche la giunta Pittella con il sindaco Gianni Pittella che nella squadra sua di governo però già da qualche giorno non può più contare sul Partito Democratico ma guarda avanti. In cinque dice sono pronti ad aderire al nostro partito. Ancora qualche disagio invece per gli amanti della neve nel comprensorio Sellata Pierfaone ad Abriola. La chiusura del ponticello danneggiato dal maltempo costringe ancora a raggiungere gli impianti a piedi, almeno ancora per qualche giorno, e molti vi rinunciano. Va meglio sulle altre riserve, da ieri impianti aperti sulla montagna di Viggiano, bene anche sul Pollino e Sirino, come ci spiega Luigi Santopietro. Se per gli amanti della neve sarà un weekend con più possibilità di divertimento sulla montagna di Viggiano, dove si è tornato a sciare con gli impianti aperti, nel comprensorio Sellata Pierfaone permangono i problemi di accesso alle piste. Non sono mancati infatti i disagi per le lunghe code di auto in avvicinamento agli impianti. Il sindaco di Abriola, Romano Triunfo, ha fatto sapere che per problemi di natura tecnica in via di definizione, anche questo fine settimana il ponte di collegamento all'impianto rimarrà chiuso. Una chiusura che
costringe a camminare con attrezzatura in spalla per 200-300 metri. Non è stato possibile emettere il provvedimento di riapertura data l'assenza delle barriere protettive che saranno installate la prossima settimana. Il sindaco Triunfo, rivolgendosi ai fruitori, invita al rispetto delle indicazioni imposte dalle forze dell'ordine. Intanto il comune di Pignola ha istituito un servizio navetta che può di molto aiutare ad evitare code ai parcheggi e la voglia di neve ovunque. Anche il comprensorio del Monte Sirino prosegue nel trend dello scorso fine settimana, sfruttando anche la riapertura della strada che sale da Moliterno, finalmente liberata, così come il tratto di strada tra il bivio del lago Laudemio e Conserva di Lauria, dove si è registrato il pienone. Da segnalare però la limitazione al transito agli autoveicoli pesanti sulla strada comunale per Sirino in territorio lauriota, limitazione ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, nonché ai bus. In tal senso è emessa un'ordinanza dal comandante della polizia locale Nicola Messuti. Tale limitazione, presa dopo un sopralluogo, è a scopo precauzionale. Lato Pollino, infine, si attendono frotte di turisti pugliesi, trasci di fondo e ciaspolate. Un'occhiata anche alla pagina del Materano. A Marconi alla cronaca con l'esplosione nella tarda serata di venerdì, colpita la vettura di un imprenditore edile, vedete qui l'auto danneggiata in foto. E poi per quello che riguarda invece la giunta Bennardi, di nuovo senza numeri, infatti è saltata l'elezione del presidente della commissione politiche sociali. Le opposizioni parlano di chiara inconsistenza numerica nella maggioranza consiliare. Ora invece parliamo del progetto Be Money Smart, conferiti riconoscimenti ai giovani partecipanti del corso dedicato all'economia e alla finanza etica, premiati gli studenti del comprensivo Berardinitti di Melfi. Ce ne parla Vittorio Laviano. Be Money Smart è un corso di economia e finanza etica rivolto a 5.000 studenti lucani, cui hanno preso parte anche gli alunni dell'Istituto Comprensivo Berardinitti. Presso l'auditorium della scuola ieri c'è stata la premiazione degli studenti vincitori dell'edizione 2022. Il percorso formativo è stato promosso dal Rotary Club di Melfi, che ha permesso durante la terza edizione di fornire notizie di economia e finanza agli alunni lucani. I ragazzini hanno bisogno di un'educazione finanziaria e Rotary sposa questi progetti perché deve essere presente sul territorio, per cui uno degli ambiti che ci occupiamo è proprio quello della finanza e dell'economia e dell'educazione, mai come in questa volta qua si abbinano appunto l'educazione e la finanza. Allora insegnare e far apprendere ai ragazzi di quanto sia importante risparmiare per poter realizzare i propri sogni, per poter capire che i soldi appunto non nascono sull'albero o nel bancomat che ce li dà gratis. Per cui ringraziamo effettivamente la scuola che ci ha aperto le porte ed è stata lungimirante e è aperta a questo tipo di progetti. Ascoltiamo ora l'insegnante referente del progetto. Sì, abbiamo fatto questa esperienza nell'ambito delle ore dell'educazione civica. Il progetto era Be Money Smart, una sorta di alfabetizzazione finanziaria dei ragazzi, perciò hanno imparato a comprendere il senso del denaro, come risparmiarlo con vari moduli tipo il to spend oppure il to save, perciò risparmiare, spendere il denaro, l'utilizzo anche dei mezzi bancari, perciò le carte di credito e le carte di debito, e poi hanno partecipato alla fine ad una super challenge nazionale e si sono classificati. C'è un'alunna che si è classificata prima, Lavinia Calandrelli si è classificata al primo posto, e poi altri due ragazzi dell'attuale terza D della Berardi si sono classificati al terzo posto, Alessio Laganaro e Maria Sole Cignarale. Infine Pasquale Battaglia, responsabile di VIC, acronimo di Very Important Kids, sui numeri di questo progetto. Be Money Smart coinvolge scuole da Quart in provincia d'Aosta fino a Isola delle Femmine, che tra l'altro ha vinto il Super Challenge dello scorso anno. È un progetto che è stato avviato da Banca Etica, ma poi finanziato da istituzioni, imprese e persone fisiche, e finora sono stati alfabetizzati oltre 10.000 studenti in Italia e contiamo per il prossimo anno di alfabetizzarne solo 5.000 in Lucania. Ora apriamo la pagina sportiva della domenica con il Potenza, le pagine 12 e 13. È ora di reagire. Rossoblù a Pescara, l'Adriatico impegnata alle 14.30 per invertire la sorte negativa
e riscattare lo scivolone interno di mercoledì, ma mister Raffaele è costretto a rinunciare sia a Murano che Gianfi. Si tornerà dunque al 3-5-2, con Caturano c'è però Del Sole e non Di Grazia dall'inizio. Cambia anche il centrocampo con Del Pinto e Steffè in vantaggio sugli altri. Picerno invece in campo oggi contro la Juve Stabia, sempre alle 14.30. Allora andiamo a ascoltare le parole del tecnico dei Melandrini Longo, intervenuto ieri in conferenza stampa. Approccio, non credo che noi abbiamo fatto un approccio sbagliato nella partita di Ponopoli. Questo lo testimonia le pochissime occasioni concesse. E credo che la squadra abbia vissuto una partita, abbia lavorato in una partita dove l'equilibrio l'ha fatto da padrone, perché ovviamente noi siamo abituati benissimo, ma ci sono anche delle partite sporche. Credo che questa sia una partita che caratterizza molto il fatto che c'era una posta in palio importante per entrambe le formazioni. La partita di domani credo che rappresenti, come tutte quelle fatte fino adesso, la possibilità, nel momento in cui facciamo un risultato, di mettere sicuramente dei mattoncini sull'obiettivo primario della squadra. Quindi credo che servirà a fare una grande partita, non ossessionarci rispetto a quello che abbiamo vissuto, ma imparando dagli errori commessi. E quindi credo che sì, sarà una partita importante, ma come lo saranno quelle che da qui alla fine ci vedranno protagonisti. Sarà una squadra più arrembante, una squadra che proverà ad avere un baricentro altro, probabilmente lavorerà con un sistema di gioco diverso, e cercando di evidenziare la qualità che ha negli avanti. Quindi avremo sicuramente una squadra che ha cambiato pelle, l'ha cambiato già da una partita con il Crotone. Dovremmo ovviamente adattarci velocemente a questo che sarà la nuova interpretazione. Senza dubbio avremo una squadra che ha un'idea tattica diversa. Uno sguardo anche al calcio a 5. Ieri sui parquet le lucane di Serie B, il Bernalda cade a Bitonto, vittoria preziosa in coda invece per il Pisticci contro Salerno. Invece finiscono KO sia il Senise che il Potenza, il Senise contro il Castellana e il Potenza contro la Diaz Bisceglie fuori casa. Vi ricordo anche, per quello che riguarda invece le ragazze della PM Potenza, quindi di volley di Serie C, che si riparte oggi pomeriggio con la diretta sulla Nuova TV alle 17, la gara che dà il via al girone di ritorno in casa contro il Monopoli dalla palestra Caizzo. Questo per quanto riguarda le pagine della Nuova. Diamo un'occhiata anche al Quotidiano del Sud. Una telefonata svela la firma falsa. Da un'intercettazione di un colloquio tra il consigliere Piro e la Di Lascio emergerebbe la confidenza fatta dall'ex capo di gabinetto del presidente. È giallo dunque su un accordo internazionale sottoscritto da Bardi. Poi la fotonotizia dedicata alla Bradanica, lo svincolo che avvicina Puglia e Basilicata. C'è anche i primi dati sul congresso del PD con Bonaccini che sta staccando tutti ed è testa a testa per conquistare il secondo posto tra Schlein e De Micheli. E poi c'è Lega Coop con la riconferma di Guidotti alla presidenza e le donne del vino con l'intervista a Caroline Martino. I rischi sulle etichette, dice, serve un po' di buon senso, parla la consigliera nazionale lucana con le nuove sfide. Poi la questione CPR, chiudete il centro per i rimpatri, per Simonetti è dannoso e indegno ed è allarmante il silenzio della regione Basilicata. Queste le principali notizie anche per quello che riguarda il Quotidiano del Sud. Andiamo adesso a vedere che tempo farà in questa domenica con gli amici di Trebimeteo. Amici Trebimeteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di domenica, che attenzione vedrà l'avvicinamento all'Italia di una massa d'aria fredda proveniente dall'est Europa, netto calo delle temperature, anche se come condizioni meteorologiche ritroveremo anche ampie zone di sereno, però il calo termico sarà davvero marcato. Controlliamo intanto la nuvolosità attesa sul nostro paese. Tornano degli annuvolamenti sul versante adriatico, portati appunto da queste correnti da nord-est, e poi un po' di variabilità continua a interessare anche
nelle isole maggiori. Ma come precipitazioni in realtà poco da segnalare. Sì, magari qualche fiocchettino di neve potrà tornare sull'Appennino centro-meridionale, specie quello centrale versante adriatico, qualche goccia di pioggia passa sulla Sardegna e poi a fine giornata un po' di neve sulle Alpi occidentali. Quindi in definitiva ci attende una domenica che ci regalerà sì ancora ampie zone di sereno, ma con un netto calo delle temperature. Guardate, massime quasi ovunque al di sotto dei 10 gradi, solo in Sardegna, che sarà l'ultima regione a essere raggiunta da quest'area fredda, raggiungeremo ancora valori abbastanza miti. E poi vi dicevo, qualche nuvola che passa sul versante adriatico, qualche fiocco di neve a fine giornata sulle Alpi occidentali, qualche gocciolina di pioggia, forse anche qualche fiocchettino di neve in Puglia e sull'Appennino centrale, ma per il resto non mancheranno ampie zone di sereno. Attenzione però al vento, perché soffierà in molte zone davvero sostenuto. Per sapere nel dettaglio a questo punto quanto freddo farà anche da voi, consultate l'app gratuita di Trebi Meteo. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, molte nubi con deboli piovigini. In montagna, parzialmente nuvoloso, con schiarite prevalenti. Nel pomeriggio, sulle coste, cielo nuvoloso, con solo qualche breve schiarita. In montagna, cieli molto nuvolosi o coperti. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, cieli coperti con qualche fiocco di neve. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Ultimi minuti dedicati alle prime pagine nazionali di oggi. Partiamo dal Corriere della Sera. Su molti di essi campeggia la questione Cospito e 41 bis. È arrivata la risposta della Premier Meloni, anche Fratelli d'Italia bassi i toni, ma Del Mastro resta il PD, invece dice parla da capopartito. Cortei anarchici intanto a Roma e a Opera, tafferugli e fermi, i legali del detenuto, nessun trattamento forzato. Poi l'altra notizia sopra i cieli dell'Atlantico, l'ordine di Biden ha battuto il pallone spia della Cina che da qualche giorno vedeva nei cieli americani. E ancora con la Repubblica, il caso giustizia con Meloni e PD e Ferri Corti, la Presidente del Consiglio blinda Del Mastro e attacca i Dem, la replica fa l'incendiaria. Schlein parla da capo di Fratelli d'Italia, la forzista Ronzulli, scontro tra maggioranza e opposizione che indebolisce il Paese. Manifestazioni pro Cospito anche ieri con 3 fermati. Andiamo avanti con il giornale che parla di cortocircuito politico. Cospito, leader dell'opposizione. Mentre Meloni blinda i suoi e chiede toni bassi, PD e 5 Stelle vogliono la guerra civile, così fanno il gioco dei violenti in piazza. E lui in cella rifiuta gli integratori, si pensa ora al ricovero. Il manifesto apre con un gioco di parole, caspita, dopo giorni di silenzio, sempre su questa vicenda, sull'offensiva di Donzelli e Del Mastro contro il PD, la Premier scrive una lettera al Corriere e chiede a tutti di abbassare i toni a partire dai suoi di Fratelli d'Italia, ma in realtà rilancia le accuse dei fedelissimi e li blinda, non ci sono i presupposti per le dimissioni. I Dem riattizza il fuoco, intanto cortei proprio per Cospito, a Roma ci sono stati 3 fermati. E poi anche per quello che riguarda il conflitto, aiuti per 500 milioni, ma basta armi. A Kiev i vertici dell'Unione Europea annunciano le nuove sanzioni contro Mosca. Il Tempo e il caso Cospito, anche qui gli anarchici disinnescati, bombe carta, lancio di sassi e cassonetti dati alle fiamme per il detenuto al 41 bis. Ma il dispositivo di sicurezza contiene il corteo antagonista sulle strade della capitale e il Premier esclude le dimissioni per Del Mastro e Donzelli. Nessun segreto rivelato. Il Messaggero invece altro tenore, il tenore economico, l'apertura, la recessione che non c'è. Le parole di Bonomi di Confindustria la annunciano, ma io non la vedo, il 2023 sarà positivo. Turismo e servizi sono in ripresa, la manifattura regge, il Fondo Monetario prevede il rialzo del PIL. Poi questa notizia che riguarda i divorzi e la nuova stretta che chi rifiuta il lavoro perderà l'assegno. Fa giurisprudenza questa pronuncia della Cassazione con l'ex moglie che aveva detto di no a un impiego da 32.000 euro. A proposito di economia, sulle 24 ore Visco più ottimista sull'economia e Bonomi, come avete sentito, nel 2023 non vedo la recessione. Intanto però per quello che riguarda il fisco sono in arrivo 2,6 milioni di lettere, controlli sui contribuenti che non si attiveranno dopo aver ricevuto l'alert, questo in tema di lotta all'evasione.
Chiudiamo con i quotidiani sportivi, il Corriere dello Sport. Ieri sera nell'anticipo in campo, in uno degli anticipi in campo, la Roma, c'è tutto mu, la Roma batte l'Empoli soffrendo, vince 2-0 e per 24 ore si insedia al secondo posto in attesa del derby di questa sera. Decisivi Bagnez e Abraham di testa, il Sassuolo conferma l'Atalanta rimasta in 9. Questa sera un Inter-Milan ad eliminazione, titolo che campeggia anche ovviamente sulla Gazzetta Sportiva della domenica, perché per chi perde c'è in pericolo uno dei primi quattro posti, quelli che danno diritto alla Champions. E chiudiamo poi con Tutto Sport. Milano, il derby della paura questa sera, chi perde mette a rischio la stagione, in ballo un posto in Champions e 50 milioni di introiti. Poi le vicende del mondo Juve, Pogba resta anche senza Europa, il polpo vuole ritrovarsi nella Juve e ripagare la fiducia a prescindere dagli scenari e intanto accelera in vista del rientro con l'obiettivo Europa League e la gara con il Nantes. Poi questa notizia dalla Serie B, Cannavaro flop esonerato a Benevento dopo l'ennesimo KO, ma trema anche l'altro campione del mondo De Rossi sulla panchina della SPAL. Entrambi sono in zona retrocessione in Serie B. Questo per quanto riguarda le prime pagine di oggi, termina qui il tempo a nostra disposizione. Vi ricordo come sempre le fasce informative con i TG Flash delle 10 e le 12. Noi ci rivediamo alle 13.50 con il TG. Grazie e buona domenica.